Buonasera e bentrovati a Notizie di Prato TG. Partiamo da una notizia di cronaca, tragedia nel primo pomeriggio di oggi all'interno di una ditta tessile di Via dei Confini, una tintoria. Una donna di 67 anni è morta dopo essere stata colta da un malore che non le ha lasciato scampo. Immediato l'allarme al 118 che ha subito inviato un'ambulanza. Purtroppo però per la donna non c'è stato niente da fare. Dopo aver tentato inutilmente di rianimarla, i soccorritori si sono dovuti arrendere. Sul posto sono intervenute anche la polizia e gli ispettori dell'ASL. Secondo quanto appreso, la donna era impegnata a fare le pulizie all'interno della ditta, in questo momento ferma con le lavorazioni. Quando ha avuto il malore fatale si sarebbe trovata negli spogliatoi. È stato informato il magistrato di turno che ha liberato la salma, non essendoci dubbi sulle cause naturali della morte. Passiamo al coronavirus. Nelle ultime 24 ore a Prato 2 morti e 8 nuovi contagi che portano rispettivamente a 246 e a 10.316 i rispettivi bilanci da inizio pandemia. Sentiamo Nadia Tarantino. 8 nuovi casi di coronavirus nella provincia di Prato nelle ultime 24 ore, mai un numero così basso, anche se è necessario metterlo in relazione con la quantità limitata di tamponi eseguiti. Il bilancio dei contagi passa a 10.316. Si allunga ancora l'elenco dei decessi. Sono due le vittime, entrambe di Prato, una donna di 72 anni morta all'ospedale Santo Stefano e un uomo di 77 deceduto nella propria abitazione. Sale così a 246 il numero delle vittime. Sono questi i dati pratesi contenuti nel bollettino diffuso dalla regione oggi per fare il punto sull'andamento dell'epidemia. In Toscana si registrano 181 nuovi casi, il numero complessivo è 118.965 e 29 decessi, totale 3.617. Le ultime vittime sono 18 uomini e 11 donne con un'età media di 79 anni. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 3.674 con una positività del 4,9%. Escludendo i tamponi di controllo, le persone testate sono 1.325. Con una positività pari al 13,7%. Dopo giorni di calo costante torna a salire il numero dei pazienti ricoverati negli ospedali toscani, 1.054, 42 in più rispetto a ieri. Di questi fanno parte anche i 164 nelle terapie intensive, uno in meno. Sono 88 i pazienti ricoverati nell'area Covid dell'ospedale Santo Stefano, 5 in più di ieri e 5 in terapia intensiva, uno in meno. Al vecchio ospedale ci sono 27 pazienti, 40 al centro La Melagrana, 21 a Villa Fiorita e 3 al Pegaso. Sale ancora il numero delle guarigioni. Nelle ultime 24 ore ne sono state dichiarate 668 tra virali, pazienti cioè il cui tampone di controllo ha dato esito negativo, e cliniche, pazienti cioè divenuti asintomatici. Ad oggi la Toscana conta 9.230 persone in isolamento perché positive ma con sintomi che non necessitano di cure ospedaliere e quasi 19.800 persone in isolamento per aver avuto contatti diretti con soggetti affetti da coronavirus. Stanno tutti bene gli operatori sanitari che ieri sono stati vaccinati, i primi 45. Le vaccinazioni riprendono il 30 dicembre con l'RSA e poi con gli ospedalieri e poi con gli altri sanitari. Sentiamo. Stanno tutti bene, non hanno avuto reazioni particolari 45 operatori sanitari di Prato che per primi ieri si sono sottoposti al vaccino anti-Covid nella giornata dedicata a livello europeo a questo storico passaggio considerato fondamentale nella lotta al coronavirus. Ora si pensa al prossimo step. Tra i sanitari presenti sul territorio, operatori e pazienti dell'RSA, questa prima fase della campagna coinvolgerà 5.000 persone. Si dovrebbe cominciare con le nuove somministrazioni mercoledì 30 dicembre anziché il 4 gennaio, come precedentemente annunciato. Domani dovrebbero arrivare in Toscana 27.500 dosi, ma non è ancora chiaro quante ne toccheranno a Prato, così come agli altri hub. La campagna comunque andrà avanti grazie all'arrivo di dosi con cadenza
settimanale. Si comincerà con gli ospiti e i lavoratori dell'RSA per poi partire con la vaccinazione degli operatori all'interno dell'ospedale per 3 giorni e su chiamata, cominciando dai reparti più esposti al rischio, i reparti Covid. Dal 4 gennaio sarà attivata l'agenda di prenotazione per tutti gli altri sanitari. Per la seconda fase della vaccinazione, che riguarderà il resto della popolazione, bisognerà aspettare almeno febbraio, come ha spiegato la direttrice dell'ospedale Santo Stefano, Daniela Matarrese, che ieri è stata la prima a sottoporsi al vaccino, seguita da altri 2 medici, il direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza, Simone Magazzini, e il direttore dell'unità operativa di rianimazione, Guglielmo Consales. Considerate anche che la vaccinazione viene fatta in una doppia dose, quindi io oggi ho ricevuto il vaccino, fra 21 giorni farò il richiamo della vaccinazione, sarò protetta dopo 7 giorni da questo richiamo, quindi il tutto dura 1 mese, per cui diciamo che io penso che ci vorrà più di 1 mese per riuscire a completare il ciclo per gli operatori che si sono prenotati. La storica giornata di ieri è iniziata puntualissima alle 9 con l'arrivo delle 45 dosi a bordo di un mezzo per il trasporto di sangue e di organi, partito da Careggi e scortato dalla polizia. Alle 11 sono iniziate le operazioni di somministrazione a operatori sanitari di vari settori che si erano prenotati nei giorni precedenti su base volontaria. Presenti all'evento gli assessori regionali Monia Monni e Stefano Cioffola, consigliera regionale Ilaria Bugetti e il sindaco Matteo Biffoni. Oggi è una luce accesa in un periodo buio. Io veramente mi ci voglio affidare, anche commovente. E ora parliamo degli effetti economici del Covid. Patto tra gli industriali, il Comune di Prato e i parlamentari per far arrivare il prima possibile risorse per il distretto tessile. Sentiamo Alessandra Grati. Aiuti economici anche per il distretto di Prato e non solo per quello di Biella. Ieri il governo ha accolto l'ordine del giorno presentato dal gruppo PD alla Camera a firma di Martina Nardi e sottoscritto anche da Giorgio Silli di Cambiamo per estendere i contributi concessi a Biella a tutela della filiera dell'attività di ricerca e di sviluppo. Intanto si muove anche il sistema moda di Confindustria Toscana Nord con un progetto nazionale per ottenere finanziamenti dal Recovery Fund da destinare al tessile italiano. L'amministrazione comunale e i parlamentari pratesi Erika Mazzetti, Patrizio Lapietre e Giorgio Silli durante la call di questa mattina si sono detti pronti a sostenere gli industriali. Abbiamo trovato la massima disponibilità da parte del mondo della politica, ha spiegato Francesco Marini, vicepresidente di Confindustria Toscana Nord. Intanto da tempo abbiamo presentato un documento, condiviso con Biella e Como, che riguarda l'intero sistema tessile ed ora è al vaglio di Sistema Moda Nazionale. Il Recovery Fund prevede progetti concreti da finanziare. Le linee generali sono state fissate, spiega Maurizio Sarti, presidente di Sistema Moda Confindustria Toscana Nord. Ciascun distretto poi lavorerà sulla sua specificità e per farlo è fondamentale l'aiuto della politica. Penso ad esempio all'aspetto green, una partita importante per Prato, che ha bisogno però di un termovalorizzatore, la cui realizzazione dipende dalla regione. Piena disponibilità ad affiancare le aziende arriva anche dall'amministrazione comunale. Come amministrazione ovviamente muoviamo insieme ai parlamentari per la loro parte, insieme alla regione per la sua parte, abbiamo già parlato l'assessore sia Monni che Marras apposta per, come dire, caricare ancora di più il nostro peso e su tutto questo ci costruiremo le proposte che presenteremo al governo sui Recovery Fund. Lasciamo il Covid ma proseguiamo con la cronaca con 2 notizie. Dopo aver litigato con la compagna ha sfogato la sua rabbia sui 2 gatti di lei maltrattandoli e ferendoli. Per questo un uomo di 30 anni italiano residente nella zona di Chiesa Nuova è stato denunciato dalla polizia per maltrattamento di animali. È successo nella notte tra il 26 e il 27 dicembre. È stata la segnalazione di rumori sospetti provenienti dall'appartamento del trentenne a fare intervenire gli agenti. Sui 2 gatti di proprietà della compagna dell'uomo sono state riscontrate ferite sanguinanti. I maltrattamenti, stando alla ricostruzione fatta dai poliziotti, sono stati messi in atto con ritorsione in seguito alla lite della coppia.
Ha tentato in tutti i modi di sfuggire alla polizia, ma non ce l'ha fatta ed è stato arrestato. Protagonista, un nigeriano di 25 anni, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e di resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane è finito in manette il pomeriggio di Natale, dopo un inseguimento a piedi cominciato in via Proce, è finito in largo Carducci. Gli agenti sono intervenuti dopo aver visto il 25enne disfarsi di 3 involucri contenenti, come è stato poi accertato, 1 grammo di eroina. Durante il controllo il giovane ha spintonato i poliziotti e si è dato alla fuga. Sul posto è stata fatta intervenire un'altra pattuglia e il nigeriano si è dovuto arrendere. L'arresto è stato convalidato dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Prato, che ha disposto la scarcerazione e applicato la misura cautelare dell'obbligo di firma. E ora parliamo di ambiente e di decoro urbano con una campagna specifica che si chiama Prato, città curata, ci penso io. Sentiamo Alessandra Grati. Dopo la campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono delle cicche di sigarette, promosso da Legambiente e dall'amministrazione comunale, il 9 gennaio sarà presentato il progetto Prato Città Curata, ci penso io. Ed è quel ci penso io, a quello a cui io tengo tantissimo, perché in qualche modo evidenzia il coinvolgimento e il protagonismo del cittadino nel decoro della propria città. I temi che andiamo a toccare in questa prima fase saranno quelli legati all'abbandono del mozzicone di sigaretta, l'abbandono delle deiezioni canine e la riduzione dell'utilizzo della plastica mediante appunto l'installazione di erogatori all'interno di spazi pubblici. La campagna, che ha come partner anche Publiacque e Aglia, prevede la possibilità di inviare a Legambiente foto che ritraggono comportamenti virtuosi che saranno poi postate sui social dell'associazione. L'invito alla cittadinanza è di farsi delle foto nell'atto di fare queste buone azioni per dare il buon esempio. Abbiamo avuto anche la collaborazione della app Green Apes, che è un'app libera, si può scaricare gratuitamente, ci si iscrive come liberi cittadini e al di là di questa specifica campagna chi si iscrive può in qualche modo valorizzare le proprie ecoazioni guadagnando dei punti. A fine gennaio i padroni dei cani e chi non ha l'abitudine di utilizzare i cestini in caso di abbandono di rifiuti verranno multati dalla municipale, sanzioni da 50 a 100 euro. Questo tipo di comportamento abbia una grande valenza da un punto di vista ambientale, giusto che venga perseguito, anche perché i proventi, come ripeto, possono avere in ambito comunale un ritorno nella sensibilizzazione. È tutto, grazie per averci seguito, buona serata.